Si parla di problemi dell'udito, magari prima non ci si faceva tanta attenzione, oggi invece c'è un orientamento diverso, i medici orientano il paziente anziano per trovare delle soluzioni. Oggi questo convegno qual è l'obiettivo che vuole raggiungere? Diciamo che abbiamo pensato e voluto questo convegno proprio per cercare di creare più consolidamento tra le varie parti citate in causa, quindi parliamo di medici, in maniera tale da esserci più prevenzione, perché comunque sia il problema legato all'udito è un problema molto serio su cui spesso si fa poca prevenzione e c'è molto scetticismo al riguardo. Ecco, è semplice, sono metodi semplici, insomma, applicabili in maniera molto semplice. Sì, diciamo che si parte dal counseling, cioè il paziente va fatto parlare in maniera tale da esporre il proprio problema per poi passare alla prova audiometrica tonale e vocale. Tonale che ci dirà appunto l'entità della perdita e vocale che ci dirà appunto le capacità discriminative del paziente in modo da creargli le giuste aspettative. Ecco, c'è maggiore consapevolezza del fatto che se si sente bene si vive anche meglio? Ma diciamo che uno slogan che sicuramente un po' tutti hanno visto nelle televisioni è che sentire bene è vivere meglio, per cui sicuramente risolvendo un problema del genere e in anticipo si può vivere meglio. Ecco, è un problema che gli anziani, soprattutto gli anziani, quando si approcciano con il medico di base, il medico di famiglia, riportano, oppure è qualcosa magari prima insomma non c'era questo problema, non si creava il problema di non sentire, dell'udito che non funzionava bene? No, diciamo che oggi questo problema va via via superandosi, quindi il paziente arriva dal medico, lamenta di non sentire bene la TV, di sentire parlare ma di non capire le parole, e logicamente abbiamo creato questo evento proprio per sensibilizzare i medici a inviare il paziente verso un centro audioprotesico specializzato, dove appunto il paziente verrà inserito in un programma riabilitativo, e questo è il nostro scopo logicamente. Se la tua domanda era quella, diciamo, se il problema è stato superato, diciamo che in parte sì. Stiamo lavorando per andare avanti, insomma, perché il problema si è superato del tutto.